Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Leonardo Dottavi, che mi chiede di parlare del film di Wim Wenders del 1991 con Max von Sydow, il grandissimo William Hurt. Il film è appunto Fino alla fine del mondo. Un film molto particolare, una fantascienza, love story, thriller, diviso chiaramente in due parti distinte. La prima parte, diciamo, della fuga, la seconda parte che diventa più oggettivamente fantascientifica. Nel film si mescola di tutto, fughe per una satellite nucleare che sta scoppiando sulla Terra, durante tutta la prima parte non capiamo da che cosa stanno fuggendo e che cosa stanno trasportando i nostri. Nella seconda viene svelato tutto a metà del film, ed è un film, come al solito, come Wim Wenders, molto legato all'umanità, nella discussione della morte, dell'amore, dell'insofferenza, del tempo. Come tale, il nostro fa un discorso enorme attraverso anche un'idea proprio del cinema che si sviluppa lentamente. Un film chiaramente dal montaggio lieve, ma dagli argomenti pesantissimi. Un'altra volta, quanto vale la vita, perché dobbiamo vivere, a che cosa serve il tempo. Infatti il film è ambientato, era del 91, è ambientato in un futuro prossimo, nel 99-2000, e proprio per cercare di dare il senso allo spettatore di un qualcosa di imminente. Quello che fa più paura non è tanto il satellite nucleare a un certo punto, ma sono i personaggi e le persone che girano attorno a questo film, che lentamente si snoda sempre di più attraverso appunto il personaggio di William Hurt, che è un gigantesco Trevor McPhee, e Sam Farber, bravissima, poi Solveig Don Martin a fare Claire, e poi tutti gli altri, detto Max von Sydow e via dicendo. È un classico film, forse, che di chiusura di un certo tipo di cinema di Wenders. Forse qui si chiude la migliore epoca, il miglior periodo di Wenders, con questo Fino alla fine del mondo, che ripeto è un classico film di fantascienza, sì, che lui voleva fare dal 1977, ci ha messo una marea a farlo, proprio perché era complicato, costò 30 milioni di dollari, riprese a Tokyo, Parigi, Londra, perché loro girano tutto il mondo. È un film spettacolare, proprio di fantascienza, la macchina un po' la Blade Runner, è proprio lui con quel cappello alla noir, è proprio William Hurt, una fotografia a tratti cupissima, a tratti invece molto solare, e i personaggi poi hanno dei dialoghi splendidi, e il tutto vola via, nonostante poi si parli di un film durato tre ore, però, che sembrano veramente poche, proprio perché ti appassiona, proprio perché Wenders ancora riusciva a costruire con le immagini tantissimo e non essere così ancora pesante, a volte come è capitato in altri suoi film degli ultimi anni, a livello di tematiche un po' buoniste, un po' troppo a premere un po' su certe cose che secondo me hanno cambiato il suo stile in peggio. Detto questo, per me questo Fino alla fine del mondo è un capolavoro, uno di quei film che, se non si può definire tale, boh, non so come definirlo. Comunque è un grande film, è un film che forse ha dei difetti sicuramente, ma è talmente bello a livello estetico, talmente ben recitato, talmente ben diretto, che si lascia perdere. Poi, se si considera che una colonna sonora c'è dai Rem, ai Khan, ai Talking Heads, agli U2, Patti Smith, Depeche Mode, Lou Reed, Crime and the City Solution, altro che il nostro, li mette questi pazzi, gli amici di Nick Cave, Nene Cherry, Nick Cave, c'è tutto quello che volete anche musicalmente. E questo meandro di musiche meravigliose che si mescolano è un po' il meandro di quello che succede all'interno di un film, appunto, spaccato in due, dove però tutto alla fine tornerà in maniera assolutamente originale e unica. Quindi a voi scoprire questo Fino alla fine del mondo del 1991 di Wim Wenders. Non vi ho voluto dire troppo della trama, perché succedono tante cose, ma poche, cioè è un film che va visto, perché sennò vi sputtano le tre cose che succedono, veri colpi di scena, per poterne parlare. Ma intanto le mini recensioni, come sapete, è un minimo di trama, un minimo di quello che penso oggettivamente del film. Per me è fatto benissimo, e tutto il resto è un film intoccabile, e soggettivamente secondo me è proprio un film che arriva. Alcuni potranno non arrivare, non è un film così semplice, forse non è un film perfetto, sta di fatto che per è un filmone. Quindi Fino alla fine del mondo 1991 di Wenders è qui sotto, ed ha probabilmente una delle migliori colonne sonore esterne fatte dai gruppi mai sentita nella storia del cinema. Quindi per me acquisto obbligato, poi per gli altri, insomma, come al solito, pensateci voi su.